Radio Radicale, siamo col senatore Daniele Manca del Partito Democratico per parlare del caso PagoPA. Allora, oggi l'antitrust, con una sua memoria, in merito al decreto PNRR che è all'esame della Camera dei Deputati, interviene sulla cessione di questa piattaforma dalla gestione di Palazzo Chigi e del MEF. All'azzecca al poligrafico dello Stato con una quota maggioritaria e a Poste Italiane. Allora, a molti questa cessione è stata come diciamo, un fulmine a ciel sereno. Che cos'è successo? Voi qui il decreto PNRR non l'avete visto, ma insomma. Noi abbiamo presentato immediatamente, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto PNR, un'interrogazione al Ministro dell'Economia perché riteniamo questa operazione assurda e surreale, nel senso che PagoPA è una delle piattaforme digitali più importanti che erano state costruite per facilitare, digitalizzare, innovare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perché è la piattaforma che consente i pagamenti nei confronti di tutta la pubblica amministrazione attraverso i processi digitali. Ora, capire il perché decidono di cedere questa piattaforma a poligrafici e a Poste in una quota rilevante, quindi noi stiamo cedendo un qualcosa che era al Ministero dell'Economia e Finanze nei Che funzionava confronti, bene, che non sì, aveva dato nessun problemi e che poi gestisce tutti i pagamenti nei confronti. che non produce costi o disavanzi, perché mentre si fa una transizione si paga anche una piccola quota. Il cittadino utente, contribuente, che sceglie il processo digitale paga 1 euro, 1,50 euro, quindi è un qualcosa che produce entrate ai soggetti che lo cedono, ma soprattutto Poste. Poi dall'altra parte noi stiamo assistendo ad un processo di privatizzazione. Allora, tutto questo avviene non più in un campo neutro, perché il Ministero dell'Economia è un campo neutro. Poste è un soggetto che quindi viene ad avere accesso a tutta la parte bancaria, perché lì sono registrate le carte di credito di tutti i cittadini italiani. È un patrimonio di dati rilevantissimo e oggettivamente un governo serio non avrebbe avuto bisogno di una relazione dell'antitrust, avrebbe dovuto sapere che non è possibile cedere ad un soggetto privato senza alcuna procedura di evidenza pubblica, Soggetto perché privato allude Poste. Poste, Ok. anche se in una quota di minoranza, però è comunque un soggetto parte del gioco, senza nessuna procedura di evidenza pubblica, come giustamente gli ricorda l'antitrust. Ora, un governo che mette nella legge di bilancio un punto di privatizzazioni, che tiene all'oscuro il Parlamento sull'atto di indirizzo, cioè su che cosa decidi di vendere, e ogni giorno fa e disfa, cioè qui non stiamo parlando di mele o di pere, qui stiamo parlando di una piattaforma fondamentale nella quale insistono tutti i dati dei contribuenti e dei cittadini italiani che vengono cedute senza nessun atto di indirizzo, o servono per liquidare qualcuno o qualcosa, o altrimenti non sono operazioni che hanno una base di razionalità sufficiente per essere comprese. Noi depositeremo un'altra interrogazione, perché un governo serio non produce queste scelte senza un coinvolgimento preliminare del Parlamento, anche solo negli atti di indirizzo fondamentali che competono al Parlamento. Allora, io quello che vi volevo chiedere è questo. Quando ci sono passaggi così importanti e rilevanti, si possono fare senza una gara? Allora, è giusto che si faccia così tramite un decreto? La sua esperienza che cosa le dice? Dice che è una follia, ma questo, come ho detto prima, è una follia. Io francamente non capisco neanche quali sono la razionalità, ho detto prima, della scelta, perché o serve per garantire un gettito a poligrafici e Poste per fare qualche operazione a noi estranea, perché il Parlamento non è coinvolto in tutto questo, oppure è inspiegabile, perché qui si sta cedendo una piattaforma. Cioè, tra l'altro, il PNRR spingeva attraverso le risorse che abbiamo investito, che dobbiamo ancora investire nei prossimi anni, attraverso i processi di digitalizzazione. Cioè, dovrebbe essere una funzione fondamentale dello Stato. Allora, che si facciano queste scelte, come spostare
due kiwi in una cassa, ma non è così, perché poi alla fine il non sapere dove andare produce incidenti. Io continuo a pensare che lì sotto probabilmente ci sono casi ad personam da sistemare. Allora, ha capito chi ha la paternità di questa operazione nel governo? Ah, guardi, questa cosa qui, essendo di proprietà del Ministero dell'Economia, può avere solo un padre, che è il Ministro dell'Economia, altrimenti non posso pensare che qualcheduno decida di cedere. Ma è all'interno del capitolo dei IT Wallet? Ma guardi, qui di capitoli non si capisce quali hanno, neanche okay. Nella rubrica è impossibile comprendere. Certo. Hanno messo in un decreto del PNR una cessione di un asset che, diciamo così, l'Europa stessa ci chiede di fare nuovi investimenti in questa direzione. Ora, capire perché lo vuoi spostare via dal Ministero dell'Economia, che è un terreno neutrale, che aveva l'appoggio e il sostegno di tutto il sistema del credito italiano, perché è chiaro che si fidano di un sistema neutrale, non vai dentro un processo di concorrenza illegittima e non trasparente, cedendone ad uno dei soggetti che poi a sua volta compete col sistema del credito. Ora, senza voler fare, è un qualcosa, diciamo così, dilettanti allo sbaraglio. In prima elementare una scelta di questo tipo non si fa. Pago Pia gestisce anche l'app Io? Questo non glielo so dire. Ok. Chiaramente ci sono connessioni che chiaramente anche attraverso l'app Io usa Pago Pia. Certo. È una piattaforma unica Pago Pia. Certo. Allora, il danno potrebbe essere incalcolabile. Allora, considerando la gestione di Poste Italiane dell'identità digitale, allora Poste Italiane è in ritardo su molte cose. Affidarlo a una società tipo Poste Italiane che non riesce a gestire tutto e non lo fa neanche tanto bene potrebbe rivelarsi un disastro. Ma poi dall'altra parte c'è in atto un provvedimento della Presidenza del Consiglio di cessione di una quota di Poste Italiane in Parlamento. Certo. Con ancora i pareri da esprimere in Parlamento. Quindi è una contraddizione, cioè da una parte si cede un asset del Ministero dell'Economia a Poste, dall'altra parte si cede Poste. Ma quando decidiamo di avere una strategia sugli asset fondamentali, sulle partecipazioni pubbliche, su che cosa che deve rimanere in maggioranza pubblica, su che cosa che deve invece scendere sotto la maggioranza, cioè le privatizzazioni non si possono pensare oggi per far cassa domani. Dobbiamo decidere quali sono gli asset pubblici, quelli che servono alla modernizzazione di questo paese, sui quali il governo e dunque prima di tutto il nostro paese deve continuare ad investire. Cioè qui c'è una confusione tale per cui io penso che queste cose siano fatte per scopi diversi dagli obiettivi, perfino per generare maggiori entrate, perché in questo caso noi gestiamo una maggiore entrata, cediamo una maggiore entrata, perché il Ministero dell'Economia, questa piattaforma che ha collocato lì, non produce problemi, produce risorse. Chiarissimo, grazie per averci un po' spiegato il senso delle iniziative che avete annunciato sul decreto PNRR che è alla Camera, ma che poi arriverà anche qua, sul quale pende anche questa memoria dell'antitrust che inviterà a fare una gara. Allora, se ci fosse una gara sarebbe peggio ancora? Ma guardi, il governo dovrebbe per dignità e per senso di responsabilità cancellare, esatto, sopprimere il paragrafo e l'articolo che prevede e lasciare tutto com'è. Un'operazione così sbagliata, così assurda, tra l'altro estranea ai principi fondamentali, perché il Parlamento non è nelle condizioni di valutare un'operazione che non si capisce a cosa serve e per chi serve. Chiarissimo. Grazie al senatore Daniele Manca del Partito Democratico.